Innanzitutto un saluto a voi che siete venuti. È stata un'operazione un po' così, un po' tirata, nel senso che è stata organizzata in pochissimo tempo, quindi anche i tempi della comunicazione sono stati un po' ristretti. Il fatto di vedervi così numerosi fa molto, molto piacere. Allora, stasera ci troviamo in una situazione un po' insolita, che è quella di due amici che presentano due libri molto diversi l'uno dall'altro, però entrambi che hanno come cifra che li unisce l'idea del viaggio. E saranno loro a parlare. A me piace, quando vado alle presentazioni dei libri, sentir parlare gli autori, non chi li presenta, perché gli autori e gli attori sono loro. E direi di cominciare subito dicendo loro di presentarsi. Ovviamente, Marco, per cavalleria, cominciamo da Arianna, che ci dice un po' di sé, ci racconta un po' di sé. Sì, si sente? Sì. Sì. Buonasera a tutti. Sono Arianna Franzan e ecco, questo è il mio secondo libro e sono un'insegnante di biologia con la passione per la scrittura. Sono mamma di un ragazzo e un bambino e quindi insomma la mia vita è proprio assorbita tutta dalla famiglia, dalla scrittura e dall'insegnamento. Ovviamente la maggior parte del tempo insomma, lo passo ovviamente cioè, a seconda degli impegni che ho, però insomma, il mio tempo è assorbito soprattutto dal lavoro. Però, e quindi questi due libri che ho scritto li ho scritti diciamo, in tempi abbastanza lunghi perché i ritagli sono sempre quelli che sono e quindi, però insomma, sono riuscita a portare a termine due lavori, il primo era del 2016 e quest'ultimo libro che ho scritto è uscito a novembre del 2020, e quindi insomma è abbastanza giovane insomma come racconto ed è un racconto familiare, ecco, che prende diciamo anche un po' spunto dalla vita del mio paese. Io sono di Breganze. E a Breganze, diciamo, ci sono due cose, diciamo, che attirano il vino da una parte e dall'altra parte ci sono le moto, la Motolavorda. E mio padre era una delle figure, diciamo, più, come dire, storiche di questa azienda e quindi molto conosciuto anche all'estero e anche, insomma, ho potuto, diciamo, vedere in questi anni anche abbastanza amato, insomma, dagli appassionati e quindi ho voluto dedicargli questo libro, un po' c'è la sua storia, ma c'è anche un po' la storia mia e della mia famiglia. Allora, Arianna, io ho letto il tuo libro e mi è piaciuto molto. Così lo dico senza porre condizioni, perché di solito sono molto franco. Intanto hai una scrittura molto pulita, molto limpida, maneggi bene gli strumenti della scrittura, tutti, senza però poi diventare arida. E si sente, anche nell'ordine espositivo, si sente che tu hai una formazione scientifica, e questo fa bene, perché la scrittura chiara è una scrittura che si legge con molta più facilità. Ecco. L'impressione che ho avuto da subito è che questo sia un libro fortemente autobiografico, e che tu l'abbia coltivato, tu l'abbia Ci sia stata una gestazione nel tuo cuore molto lunga, perché ci sono dei passaggi dove tu attraversi anche dei momenti dolorosi. Non sei mai tagliente, però non fai sconti, quello che devi dire lo dici, lo scrivi. E quindi sembra quasi, e poi il fatto che tu lo dedichi a tuo padre,
rende secondo me evidente il fatto che sia una sorta anche di risarcimento, una sorta di dono che tu hai voluto fargli, perché probabilmente è una figura che ami molto. Questo che ho detto secondo te ci sta o è solo un sentire mio? No, no, ci sta. Mi sono... allora, in effetti, anche io ho iniziato a scrivere per divertimento, insomma, per passatempo, e il primo libro che avevo scritto l'ho scritto invece su mia nonna, che aveva avuto un'altra storia molto particolare. Però poi mi sono resa conto che forse quel libro è stato un po' quasi una specie di allenamento per me, perché poi alla fine il libro che volevo scrivere era questo, soprattutto. E quindi con quel libro io ho visto che comunque ero in grado di farlo, e nel momento in cui ho detto ok, adesso è arrivato il momento di scrivere di mio padre. E inizialmente avevo scelto come storia il viaggio che poi abbiamo fatto, che ora vi racconto, però poi sono successe delle cose. È uscito un libretto che era dedicato a lui da parte dei suoi amici, perché lui aveva una squadra di motociclisti che facevano fuoristrada in duro, regolarità, con le moto della Laverda, ma era una squadra abbastanza, come dire, amici, si costruivano le moto, erano anni, no, gli anni 70, in cui non c'era bisogno di avere la moto perfetta, super tecnologica, l'equipaggiamento di ultima generazione, erano ragazzi che si divertivano ad andare in giro per le strade di campagna, facevano i loro giri e non gli interessava più di tanto magari fare chissà che gare, che campionati. Poi è uscita anche un po' la loro voglia di competere, quindi hanno iniziato anche a fare le cose più seriamente. E quindi questi amici avevano scritto questo libro, che era un libro comunque fotografico, c'erano delle foto, c'era un po' la storia della squadra, e da questo libro io ho detto questo io lo prendo, e da questo libro io tiro fuori un po' tutta la storia. Non tanto, magari non mi interessava più scrivere le moto che avevano, le cilindrate, queste cose che avevano fatto loro. Ho preso soprattutto la parte più la storia, no, degli uomini, dei ragazzi che avevano questa voglia di sfidare, diciamo, un po', no, di andare all'avventura, di scoprire posti nuovi e anche fare appunto delle avventure diverse, no? Cioè un po' anche uscire da quello che era il mondo contadino di allora, di Breganze, essere più moderni, ecco. E quindi ho preso, diciamo, una mia storia, che era un viaggio che noi abbiamo fatto in camper, e tra i capitoli, diciamo, in cui parlo di questo viaggio, ci sono dei capitoli in cui invece io parlo della storia di questi motociclisti. Sono come una specie di flashback, no? Come se lui durante il viaggio mi raccontasse la sua storia da motociclista. Però la storia, diciamo, principale del libro è quella di un viaggio. E abbiamo fatto questo viaggio un'estate, e mio padre aveva un furgone che usavano proprio per andare a fare le gare in moto. E ha preso questo furgone, l'ha totalmente trasformato, ci ha messo dentro dei letti, ci ha messo dentro due o tre mobili, ha preso da delle roulotte, un po' qui e un po' là, no? le cose necessarie, diciamo, per costruirlo, e poi l'ha anche colorato, perché comunque era una cosa, cioè lui voleva che fosse una cosa che si vedeva, insomma, appariscente. E abbiamo iniziato a fare questo viaggio verso la Sicilia, solo che invece di prendere l'autostrada e scendere normalmente, ha preso la costa, e quindi noi abbiamo fatto tutta la costa orientale per scendere verso la Sicilia. Siamo stati in Sicilia una settimana e siamo saliti dall'altra parte. Quindi lui all'andata diceva: finché il mare è a sinistra stiamo andando verso sud, mentre al ritorno, finché il mare è a sinistra stiamo andando verso nord. Questo era il suo unico sistema per orientarsi, insomma. E questa cosa poi io l'ho scelta per, questa frase l'ho scelta per scrivere anche il titolo. Perché comunque io mi ricordo questo viaggio lungo, interminabile, lento, caldo, con questo odore di gasolio, perché era comunque un camper, veramente furgone proprio.
e guardavo fuori dal finestrino e vedevo il mare, sempre. E lui poi tra l'altro amava tanto viaggiare, cioè amava viaggiare ma non tanto fermarsi, visitare, cioè lui voleva fare tanti chilometri, quindi per lui il massimo della giornata era aver fatto 600-700 chilometri, fermarsi, lasciarci fare un po' il bagno così velocemente alla sera e poi la mattina dopo ripartire. Però durante quel viaggio io che avevo 11-12 anni penso di aver visto tutta l'Italia, è stata l'unica esperienza diciamo vera che ho fatto di viaggio, perché poi comunque anche viaggi che ho fatto magari anche più comodi in aereo o comunque in hotel magari diciamo più confortevoli comunque non hanno avuto lo stesso sapore di quel viaggio, solo che all'epoca non me ne rendevo conto, ero ancora una bambina, volevo andare in campeggio, volevo fare la vita delle bambine normali che vanno al mare, e quindi nel libro si può notare insomma che io spesso sono contro questo modo, no, di viaggiare, sono un po' insofferente nei confronti di mio padre, che un po' lo vedo come un grande uomo, però nello stesso tempo che ne combina di tutti i colori, insomma, ecco, anche a seconda di quello che succede, insomma. E senti, Arianna, all'inizio tu fai, sebbene in modo sintetico, ma ripeto, chiarissimo ed esaustivo, un po' la storia della Laverda, e si capisce che tu sei dentro questa realtà straordinaria, perché io ricordo cos'era la Laverda negli anni 70, era un mito assoluto, cioè avere la Laverda, correre con la Laverda, cioè, e tu c'eri in mezzo. E tuo padre lavorava dentro a questa ditta che era nata come una ditta per la produzione di macchine agricole, di grosse macchine agricole, poi grazie all'intuizione di uno dei figli del patriarca comincia a produrre anche moto, e ripeto, per noi era insomma, la Laverda, nessuno avrebbe detto che era qua a Vicenza, forse non, io la prima volta che lo so pensavo che non... E ci saremmo andati a piedi solo per toccarle. E poi anche molto curioso e significativo dal punto di vista storico che un luogo come Breganze, che ha visto le leghe bianche, che ha visto che è stata un po' la culla della democrazia cristiana eccetera, che abbia prodotto un mezzo così rivoluzionario come erano ste moto, che non erano più le vespe che servivano tranquille, che servivano per il trasporto, ma erano mezzi che servivano per il divertimento e anche per l'infrazione, perché insomma, si andava contro alle regole, no? E quindi c'è uno sguardo anche storico molto attento, perché si legge, che si capisce che tu sei andata a verificare poi tutto quello che hai scritto. Sì, sono andata proprio da Piero Laverda, che è il figlio di Francesco Laverda, e lui e il figlio Giovanni mi hanno raccontato in tutto un pomeriggio un po' com'era nata la moto Laverda, e mi ha raccontato in particolare appunto del padre, che era lui e il prete, no? Erano molto amici e si trovavano sempre a parlare sopra il campanile di Breganze, quando c'era qualche decisione da prendere loro si trovavano sopra il campanile, e anche il campanile è una figura abbastanza diciamo ingombrante tra virgolette, perché comunque io l'ho sempre visto come un qualche cosa di sproporzionato rispetto al paese nostro. Noi abbiamo una piazza abbastanza piccola, però sto campanile è enorme. Perché? Perché era caduto quello vecchio e quando l'hanno rifatto hanno voluto fare una cosa, diciamo, fuori da normale. E l'orologio era stato progettato proprio dalla famiglia Laverda, perché loro facevano orologi inizialmente, poi hanno iniziato a fare le macchine agricole e poi questo Francesco, che appunto non aveva, come dire, aveva quella creatività, no? Era un po' un visionario e gli pareva che queste macchine agricole non cioè, facevano il loro lavoro ma non avevano quel qualcosa in più, quello stile, no? Che lui cercava, no? Nelle cose che costruiva, e quindi ha costruito questa moto leggera e poi da lì, grazie anche però a dei tecnici che aveva
paese, gente comunque, perché c'è stata una specie di magia in un certo senso in quel periodo, perché questo Francesco con due o tre amici, tutti e due o tre geni, perché comunque erano persone geniali, hanno trovato il modo di costruire questa moto. E da lì non si sono più fermati, perché già dopo qualche anno partecipavano alla Milano-Taranto, che era una delle gare più massacranti e importanti dell'epoca. E io sono andata proprio a vedere il giornale Motociclismo dell'epoca, la rivista, dove appunto c'era un articolo sulla Moto Lavarda, e appunto era scritto, il titolo era Grinta e Aristocrazia. E faceva un po' ridere, no? Perché comunque una moto che era nata da un trattore che veniva usato nei campi veniva etichettata come un qualche cosa di aristocratico. Erano riusciti non solo a creare una moto, ma l'avevano fatta bella, l'avevano fatta nobile. E ancora oggi le 750 SF, che sono un po' la moto, diciamo, per eccellenza della Moto Lavarda, se si guardano adesso, sono dei pezzi veramente bellissimi e che gli appassionati proprio cercano ancora adesso, insomma. E io stessa dico, se andassi in moto vorrei quella lì, anche se comunque è una moto dell'epoca, degli anni 70-80, perché poi adesso tra l'altro le cose vintage, no, sono molto tornate di moda. È difficilissima da guidare, però mi hanno detto, quindi evita, hanno detto che è troppo pesante. E quindi da lì si è creato un po' un mito. Poi ecco, una cosa che mi è successa, mi ha parlato il fotografo che aveva curato i primi servizi fotografici, che è Carlo Vaienti di Vicenza, e lui mi ha detto, guarda, le moto che tuo padre, è grazie a tuo padre che io ho fatto le foto più belle della mia carriera, perché le foto che facevano le moto all'epoca erano foto, la moto, si faceva la foto, si metteva lì nel giornale, invece mio padre gli ha dato l'idea, no, mettici delle modelle sopra, mettici dei modelli. I modelli erano tutti operai della Moto Lavarda, hanno scelto i più belli, li hanno vestiti bene, con stile, eccetera, poi hanno preso delle ragazze, erano anche dei nostre parti, di Tiene, Breganze, eccetera, e le hanno messe sopra le moto e sono venute fuori delle foto meravigliose. E c'è adesso un libro che è stato proprio curato da Giovanni Lavarda, che si intitola La Diva, che sarebbe appunto questa 750 SF, in cui ci sono tutte le foto dell'archivio fotografico di Carlo Vaienti, e ci sono queste foto proprio degli anni 70 con queste modelle bellissime. E tutti i ragazzi in sella alla moto, che adesso vedi in giro per Breganze un po' anziani, che però sono ancora belli uomini, insomma, ecco. E quindi è veramente affascinante come mondo, e ogni anno, adesso quest'anno purtroppo no, però ogni anno quando fanno il raduno mondiale arriva gente dalla Nuova Zelanda, gente dall'Australia, tutti in piazza a Breganze, e la prima cosa che fanno, arriva l'americano, arriva l'australiano, la prima cosa che fanno, scendono e si fanno la moto davanti al campanile, per dire sono arrivato a Breganze con la Moto Lavarda. È emozionante, è forte, insomma. Sì, io ho trovato molto significativo anche che tu riesci a far emergere quell'atto di follia che appartiene ai veneti, oltre a tanti altri brutti lati, ma non è un brutto lato quello della follia, che è quello che Meneghello esalta in Libera Nossa Malo, no? Perché ci sono tutti gli elementi. In effetti sto campanile, che è una mole in un paesetto piccolo, poi sopra il campanile c'è anche un cannone che serve a sparare la grandine, e da sto consesso fatto appunto dal paron che va a parlare con il prete sopra il campanile, perché questo dà un significato più cogente, salta fuori st'altro che fa le moto.
da una parte fa le miti trebbie e dall'altro fa le moto, quindi questo mix di genialità ma anche di indubbiamente di follia che è quella che appartiene anche a tuo padre, insomma, quando tu accenni ai patemi di tua madre mai finiti, perché lei non sa se quando lui esce lei potrà diventare vedova per qualcuno dei suoi, delle sue imprese. Sì, sì, e anche il viaggio, ovviamente, che io ricordo un po' così a sprazzi, è anche proprio costellato di tutte queste pazzie, perché comunque lui durante il viaggio ha messo in pericolo me e mio fratello in vari modi, in vari momenti, e quindi noi non ce ne rendevamo conto, poi ovviamente me ne sono resa conto crescendo, però poi alla fine lui diceva: ma sì, queste sono avventure, ve le ricorderete per tutta la vita. E lì per lì dicevo: beh, insomma, un attimo, che ecco, eravamo sulla costa amalfitana, voi guardate perché io devo guidare. Io ho detto: beh, meno male che se ne rende conto che deve guidare, perché appunto aveva questo modo di vivere, che per lui era tutta un'avventura, è una cosa che ho voluto proprio che uscisse di lui, insomma, perché anche proprio avventurarsi nel lavoro che lui ha fatto, perché comunque non aveva una laurea, ma lo chiamavano ingegnere, però lui si buttava in tutto, parlava in inglese, studiava l'inglese a casa sua in qualche modo, così poi lo parlava, si era messo a lavorare proprio come nell'ufficio vendite inizialmente, però poi comunque lui seguiva tutti aveva tutti i contatti con tutti i giornalisti del mondo, e io lo ammiravo, perché dicevo: vabbè, però lui non ha fatto studi specifici per fare quel lavoro. Una volta probabilmente era anche così, no? Una volta ci si buttava molto di più, adesso se non si hanno proprio le competenze magari neanche ti prendono a fare quel tipo di lavoro. Però la sua passione usciva, e quindi alla fine si faceva voler bene, ecco, per questo motivo qui. Dopo sicuramente nel lavoro, per essere arrivato dove era arrivato, avrà dovuto anche lui tirar fuori magari le unghie in tanti momenti, no? Però io da piccola lo vedevo in quel modo, insomma, lo vedevo come un po', sì, una figura un po', come dire, irraggiungibile, no? Però nello stesso tempo fuori di testa, ecco, perché comunque con noi lui entrava la sera quando tornava dal lavoro facendo una capriola sul divano. E questa cosa qui, bastava quella, no, per far tornare un po' l'allegria in casa, che arrivava lui, e siccome avevamo il divano, proprio c'era la porta, poi c'era subito il divano, prendeva la rincorsa e c'era la capriola, per dire che era arrivato a casa. Magari in giacca e cravatta, perché comunque doveva sempre lavorare, sempre perfetto al lavoro. E anche questo viaggio che noi abbiamo fatto, anche se io non me lo ricordavo più, ho voluto ritrovarlo, e l'ho ritrovato grazie a un sacco di diapositive, perché faceva tante fotografie e però le aveva tutte in diapositiva, quindi ho convertito le diapositive e le ho tutte riguardate. Allora mano a mano che guardavo le foto mi veniva in mente: ah sì, qui eravamo a Pompei, ah sì, qui eravamo con il gommone, ah sì, qui eravamo nel traghetto, e allora lì mi venivano in mente i vari episodi che abbiamo vissuto insieme, insomma. Bene, mi pare che... Sì, mi pare che la curiosità di leggere sto libro sia stata ampiamente suscitata, penso che verrà voglia di acquistarlo, secondo me. E so che vi siete messi d'accordo con Marco, perché lui legge un pezzo del tuo libro e viceversa, e allora penso che sia venuto il momento di farlo. Allora, Arianna ha scelto una parte. Scusate, devo mettere gli occhiali, adesso mi hai preso di sorpresa e devo svelare questa
titolo spiega molto bene. Ogni centimetro di asfalto. Sono seduta davanti, vicino a papà, e guardo fuori dal finestrino. Ormai siamo in Puglia. Papà dice che stiamo attraversando il tacco dello stivale. Scenderemo fino in fondo, fino alla punta, e poi torneremo a salire. Quella punta è un po' come il confine del mondo. Improvvisamente inizio a ragionare sul senso di tutta questa follia, di queste giornate interminabili sotto il torrido sole d'agosto, in questo furgone mezzo camper, con questo odore di gasolio e una cassetta che diffonde musica triste. Tutto sembra lento e statico, la strada, il mare, la ferrovia. Ora mi rendo conto però che le cose attorno a noi sono cambiate e a un certo punto, come succede a chi si sveglia dopo un lungo sonno, mi ritrovo in luoghi che non avevo mai visto prima. Quando ci fermiamo e accompagno mamma a fare la spesa, entriamo in negozi di frutta e verdura, in piccoli mini market, in panetterie apparentemente uguali a quelle che troviamo a casa. Ma i ritmi sono diversi, le persone parlano in modo diverso, fanno battute diverse, mi guardano pensando di me esattamente quello che io sto pensando di loro. Improvvisamente mi rendo conto di quanto sia lontano da casa e da tutto ciò che mi faceva sentire al sicuro. Ed è come se la matrice di tutta la realtà, il funzionamento del sistema, tra virgolette, vita, si svelasse improvvisamente. Ecco, questo sistema insondabile si chiama, tra virgolette, crescere, e mi fa riscoprire completamente diversa rispetto a com'ero un anno fa, ancora bambina, convinta che le cose sarebbero rimaste sempre uguali, che non sarebbe cambiato niente. E invece, inesorabilmente, ogni giorno un gruppetto di cellule si aggiunge al tuo corpo e mentre sei intenta a vivere giocando con le tue amiche, leggendo Topolino e facendo i compiti, cresci. Ma i compiti diventano sempre più difficili, la scuola sempre più impegnativa e ogni anno che passa è più duro, è il nodo in gola prima di ogni verifica e prima di ogni interrogazione è sempre più grande e quel professore delle medie non è come la maestra che correvi ad abbracciare quando vi incontravate per strada la domenica mattina. Così inizi a pensare che non vuoi deludere nessuno, che potrebbero starci tutti male se fallisci. Improvvisamente ti senti grande per giocare con le bambole, ma lo fai ancora di nascosto, perché ti vergogni, e poi ti senti vecchia per il pattinaggio. Il tuo corpo sta cambiando e ti vedi goffa in quei costumi che prima ti facevano sentire una principessa, come quella bellissima farfalla fatta di paillette che una volta era stesa bene sul tuo torace e che ora ha queste due specie di collinette proprio lì sulle ali che si scuotono a ogni movimento e ti danno fastidio, ti fanno vergognare e tenere le spalle curve. Ecco, sei cresciuta, devi andare avanti, devi iniziare a dire quando ero piccola, tutto quel che è stato ti sembrerà la vita di un'altra. Questo è un pezzo ovviamente. Ecco Arianna, io penso che per quanto riguarda la presentazione del tuo ci possiamo fermare qui. Certo, oltre alla curiosità del libro che vogliamo leggere, c'è anche quella di venire a Breganze e a vedere dal vero. Durante un raduno. Io son curiosissimo del campanile col cannone, del prete, che non sarà certamente un prete normale, perché i preti capitano non a caso nelle parrocchie. E di qualcuno che parli con lui sopra il campanile. Sì. Tra l'altro, ecco una cosa, sta per aprire un museo della Motolaver da Breganze ed è un po' per me un cerchio che si chiude, perché quando è mancato mio papà abbiamo dato la sua moto, che era una moto costruita da lui, proprio autocostruita, e l'avevamo data alla Motolaver pensando che la tenesse, invece l'aveva data a un olandese che aveva aperto un museo in Olanda e poi ci siamo rimasti male. E adesso questo ragazzo di Tiene ha comprato tutta la collezione di questo olandese e l'ha portata in Italia, quindi adesso è tornata anche la moto di mio papà e sarà al museo che apriranno forse quest'autunno, insomma.
che lo sta sistemando. Bene. Quindi anche un'altra cosa bella da visitare a Breganze. Lele. Andiamo. Ecco, adesso prendiamo in mano il libro di Marco Crestani. Con Marco ci conosciamo già da tempo, adesso lui si presenta da solo anche lui, e posso solo dire che Marco è una persona speciale, nel senso, non so se dire buono o gentile proprio di costituzione, che lui è la gentilezza fatta essere umano, che è una cosa rara, eh? Proprio molto attento anche alle sfumature, e questo lo fa piacere molto, ecco. E io adesso voglio sentire da lui come si racconta e poi comincio a farti qualche domandina. Grazie per questa presentazione e responsabilità anche di dire, adesso parecchi rimarranno delusi, Lele compreso. No, scherzo. Niente, io sono un appassionato fortemente di storia e di storie. Abito sull'altopiano di Asiago, ma sono originario del Veneziano, sono nato e cresciuto a Mestre, anche sì, i miei genitori, mia mamma è del Piave e mio papà è appunto dell'altopiano di Asiago. Io sono nato e cresciuto a Mestre e mi sono sposato e sono tornato in altopiano. Anche se là mi dicono che sono veneziano, ma, e dopo quando vengo a Mestre mi dicono che sono mondanaro, quindi non so da che parte sono, insomma. In ogni caso mi restano queste passioni che avevo anche quando ero qui a Mestre. Io ho studiato a Ca' Foscari, a Venezia. Ho fatto una prima vita universitaria, quella classica, fino a 25 anni, e lì mi sono laureato in lettere a Venezia, lettere moderne, e poi ho iniziato a lavorare, e poi mi sono sposato, anche abbastanza giovane, ho avuto due figli che sono abbastanza avanti con gli anni, sì, sono grandi, e sono andato a vivere in altopiano. Ho cominciato a lavorare prima nella grafica. Ho fatto il copywriter diversi anni a Milano, poi sono tornato con l'avvio di internet, si può lavorare da casa. Ho cominciato a lavorare da casa, ho fatto nascere un marchio di calzature che adesso con cui facciamo lavorare una cinquantina di persone sull'altopiano, ed è un calzaturificio un po' fuori da tutti gli schemi, da tutte le strade tipiche. Non è né vicino a Montebelluna, dove c'è la classica calzatura da montagna, e né vicino a Stra, anche se come riferimento abbiamo Stra, e la mia passione per la storia mi fa andare ai Salateri e ai Calegheri veneziani, no? Che hanno dato l'avvio alla grande calzatura veneziana e poi italiana. Appassionato di storia e storie, dicevo, e anche appassionato di andare a recuperare lacerti, briciole, cose dimenticate della storia. Ho avuto la fortuna appunto di andare a vivere su in altopiano, che un po' mi ha conquistato insieme a tutta questa zona del Veneto, no? dove è avvenuta la Grande Guerra, che non avevo studiato sui libri. Poi dopo i 40 anni ho deciso di ritornare agli studi e mi sono laureato in storia, sempre a Ca' Foscari, e poi in antropologia culturale, che è un'altra grande passione. E sono rimasto lì proprio a leggere e rileggere le storie che mi proponevano, che leggevo. E pochi anni fa c'è stato il centenario della Grande Guerra, credevo una cosa retorica, credevo venisse fuori qualche cosa di... E in realtà è nata anche un'opportunità, mi sono usciti un 3 libri che sono nati così, no? Per far capire soprattutto a me stesso quelle storie che non riuscivo a capire, che non riuscivo a... Tra l'altro due di queste storie sono anche contenute in questo libro, che ha 5 storie di 5 periodi storici diversi. Ecco, recuperare storie, ecco, questa è un po' la mia mission, che ho cercato di assecondare, ho cercato di trovare anche il tempo di andare alla ricerca di tutte queste storie. Storie che ho pensato di pubblicare non con la classica nota al testo, come fosse un libro di storia legato un po' al mondo accademico, universitario, eccetera,
ma come un romanzo, cioè cercando in modo empatico di entrare in quelli che sono i mondi che vado ad esplorare. La mia specializzazione è soprattutto per la storia contemporanea, quindi sono partito da una tesi di laurea che riguardava l'immigrazione, in particolare un diario ritrovato dell'immigrazione veneta, e da lì sono partito, sono arrivato ai primi del Novecento, poi la Grande Guerra, e mi sono fermato, diciamo, a subito dopo la Grande Guerra, con la nascita dei partiti e tutto quello che è un po' successo, che poi ha dato un po' anche l'avvio alla Seconda Guerra. Ed è una mia passione che sto coltivando e sto cercando di far capire dai libri. Ecco, in poche particolari, parlando di questo libro, ci sono 5 libri. La prima storia non ha niente a che fare con la Grande Guerra o altre storie, che non vorrei che ormai mi dessero un'etichetta, no, di quello che scrivo, ma è una storia di un esploratore italiano, che tra l'altro c'entra anche per quanto poco con la Grande Guerra, perché il fratello andrà a dirigere il Corriere della Sera, sarà quello Eugenio Balzan, che insieme ad Albertini reggeranno il Corriere della Sera nei 20 anni, insomma, del primo del Novecento. E mi incuriosiva questa storia di questo ragazzo di 28 anni che parte, lui era partito molto prima, laureato a 22, e parte e va in Argentina a dirigere un museo di storia naturale, fare probabilmente il mummificatore o un po' alla... Sì, era una figura, insomma, di scienziato un po' pazzo, diciamo, no? Come veniva definito a quei tempi. Lui inizia a fare questo lavoro, poi si mette in contatto con la Società Geografica Italiana e decide di fare un giro, un periplo nel Paraguay, in luoghi mai sentiti e mai visitati, dove però c'erano questi missionari che lui va a visitare, e questo è una specie di resoconto di uno dei viaggi che lui fa, è quello, la missione di Covendo, che è uno dei momenti forse liberatori, no? Come lui lo definisce, della sua vita, il momento in cui lui incontrerà queste persone che gli cambieranno la vita, dove lui troverà anche delle specie di ragni, no? Se non sbaglio, a cui metterà il suo nome, e che però, insomma, sarà un motivo, quello della scienza, ma poi la cosa che conta sono proprio le storie umane che emergono, no? da questo piccolo resoconto che è stato preso dal suo diario. Poi lui, tra l'altro, riuscirà a finirlo, questo viaggio, pianterà la bandiera italiana in questo posto, no? Alle sorgenti di questo fiume che si chiama Bobby. E poi tornerà in Italia e comincerà a fare delle assemblee pubbliche per spiegare queste sue scoperte, per raccontarle, aveva 28 anni, e dopo uno o due incontri che farà, muore praticamente di febbre, loro dicono febbre gialla, no? Come era, probabilmente aveva la malaria, aveva contratto la malaria ma non sapeva di averla, e al primo sintomo muore, aveva 28 anni, lasciando un'eredità clamorosa di scritti quasi del tutto non conosciuti, tutto è lasciato lì a Badia Polesine. Adesso, tra l'altro, è stata anche un'occasione quella di andare a Badia Polesine. Io c'ero andato per un altro libro che avevo, di un anarchico veneziano, di cui avevo condotto queste ricerche, ed ero andato perché grazie adesso all'autostrada che hanno aperto, la Valdastico, da Vicenza arrivi direttamente a Badia Polesine. E sono andato e ho trovato questi scritti, e ce ne sarebbero molti, molti altri, insomma. L'idea mia è quella, attraverso questo piccolo libro, questo piccolo contributo, di lasciare anche degli stimoli a futuri studiosi. Il secondo e il terzo racconto sono legati alla Grande Guerra. Il secondo è un carteggio ritrovato di due fratelli di Sarmede, in particolare di Rugolo, che ho ritrovato, tra l'altro, prima trovando la tomba che riguardava, in un certo modo, la loro storia, qualcosa spiegava attraverso. E poi dagli archivi parrocchiali sono riuscito a ritrovare, tra cartoline in franchigia e cartoline e lettere, ho ricostruito in base alle date la storia che hanno questi due
fratelli che, pensate, sono nati entrambi in Friuli, nella zona, uno tra l'altro la zona di Redipuglia, quindi deve Tacchi, tutta la zona che va verso il Carso, e l'altro poco più in là, diciamo sempre Lisonzo, Tolmino, quindi più o meno Tolmino Plezzo, che è la zona proprio del Caporetto, insomma. E non si vedranno all'inizio della guerra, però non si vedranno perché moriranno entrambi, uno in prigionia, tra l'altro Lubiana, l'altro in battaglia, però raccogliendo queste lettere si avverte l'affetto e la grandissima il senso della famiglia forte, anche dei piccoli elementi di vita quotidiana del Veneto di inizio secolo, specialmente il Veneto nostro trevigiano, delle Prealpi. Poi il terzo parla della Strafex Expedition, che è appunto questo periodo che è stato quando gli austriaci praticamente rischiavano di entrare in Italia, dove appunto sono stati fermati, ed è un mese e mezzo fatto da questi diari. Questo l'ho ricostruito grazie proprio all'accesso all'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, dove ormai sono di casa quasi, e lì ho trovato tutta una serie di diari che giorno dopo giorno raccontano proprio le immediate retrovie di questa, chiamiamola battaglia, ma poi il periodo, sì, parla del periodo, ma parla anche di luoghi che partono dal Vicentino più a est fino all'altopiano di Asiago, proprio verso il Trentino. Ed è anche questo qualcosa di molto toccante, perché le testimonianze sono autentiche, quasi fosse una sceneggiatura, se vogliamo, perché vista in punti diversi fa capire l'avanzamento della guerra, di come viene combattuta, ma soprattutto anche lì queste vicende umane. A me è capitato, per esempio, di raccontarle queste storie, perché ormai sono 5 anni che vado a raccontare, a parte il periodo del lockdown, andando nelle scuole ti rendi conto, perché poi parli di storia e tutti sì, sono contenti, ma fino a un certo punto. Poi quando gli racconti che le storie, i protagonisti delle storie sono dei ragazzi dai 17 ai 20 anni, che hanno più o meno gli stessi problemi che ha un adolescente adesso, anche se vabbè, sono cambiate un po' di cose, allora comincia l'interesse anche verso le storie. Poi c'è un'altra storia che ho raccolto, io ho preso la parola Claudio, ecco, d'accordo. Un'altra storia che ho ereditato in un certo modo da un signore, io vado spesso a presentare in Alto Adige, ci sono tre università, ce n'è una in particolare della terza età a Bolzano, Università Libera, e quasi tutti ci sono quelli di lingua tedesca e ci sono gli italiani, perché ce ne sono moltissimi italiani, e un signore anziano, che è molto anziano, diciamo che abbiamo una simpatia reciproca, avevamo, perché lui è mancato qualche anno fa, perché era un ferroviere, perché mio nonno era ferroviere, quindi ricordo le tratte che andava a Trento, eccetera, e così abbiamo, e lui mi ha lasciato un testo di un signore che, di Bolzano, che ha lasciato l'università della terza età, anche questo è morto, ed è un resoconto di un viaggio fatto in Grecia dopo che lui aveva combattuto in Grecia durante la seconda guerra, periodo abbastanza, sì, non proprio chiaro, insomma, di quel momento storico. E racconta, più che la guerra, racconta la sua enorme passione per l'arte e per l'archeologia, perché va a rivisitare dopo un certo periodo in viaggio, per conto suo, con mezzi propri, va a visitare tutta la Grecia classica, no? E rivede i monumenti che aveva visto anni addietro, e comincia ad annotare, a scrivere. E farà anche delle considerazioni su quella che è la brutta avventura, insomma, della guerra in Grecia degli italiani. Non abbiamo fatto una gran bella figura in Grecia, effettivamente. Poi c'è il racconto, quello finale, che è un racconto contemporaneo, perché parla della storia di un botanico che va su in altopiano di Asiago, va e parte dal Monte San Francesco, conosce.
E da lì racconta le storie degli eremiti e che io non conoscevo dell'altopiano, e poi fa un viaggio, diciamo, interiore in quello che è la cultura dell'altopiano, nelle figure tipiche, che un po' Jacopo da Ponte, poi Mario Rigoni Sterna, e tutto quello che è la storia prima della Grande Guerra, perché c'è una storia ben precisa. Ritroverà un documento, un po' così, delle storie, le hanno chiamate degli amici, sono storie per addetti ai lavori, nel senso che uno scrittore va a vederle per trovare delle idee e poi sviluppare. In effetti la mia idea è anche questa, no? Scrivere perché venga stimolata un'idea che poi può essere sviluppata in tanti modi, ecco. Questo è un po' il sunto di quello che è Viaggi affollati di anime invisibili. Sono affollati perché sono pieni di queste persone, ovviamente le persone sono invisibili perché non ci sono più. Sì, tu parlando, quando hai iniziato a parlare, hai detto che tu vai a cercare delle storie. E il titolo invece ti tradisce un po', perché il titolo dice Viaggi affollati di anime invisibili. Allora, il genere, queste sono mie impressioni, il genere diaristico, che è un po' questo, no? O quello epistolare che si serve delle lettere, ci sono dei libri fatti con delle lettere, risentono sempre, secondo me, della mano dell'autore, fortemente. E in entrambi i casi l'autore ha competenze di storia, come nel tuo caso, o di sociologia. Quindi la tentazione di riempire questi testi di note, di rimandi, è molto forte. E invece, quando parliamo di anime invisibili, io ho letto anche gli altri tuoi, tu in realtà, non so se lo sai, ma probabilmente lo intuisci, sei un cercatore di anime, sei una persona che cerca di ridare un volto a chi il volto non ce l'ha più, perché di questa persona è rimasto talmente poco che se ne è perso il ricordo. Io ho letto, tanti anni fa, ho letto una nota su un registro di morte della parrocchia di Vidor. Il parroco segna la morte, il ritrovamento lungo il piave di uno zattiere, e segna la morte di quest'uomo. E sotto la notazione della morte, il giorno tale è stato ritrovato, scrive: di questa persona, con tutta probabilità, l'unico ricordo che rimarrà sono queste due righe. Se noi ci pensiamo, questo succede a milioni di persone, addirittura milioni di persone non hanno neanche quelle due righe, perché la memoria di una persona si esaurisce con una generazione. Dopo una generazione noi possiamo aver vissuto nel modo più intenso, aver subito i dolori più grandi o le gioie più grandi, cioè, però si scompare, e in genere più si è umili nella vita, prima si scompare nella morte. Ecco, la differenza dei testi di Marco, si capisce bene che hanno un criterio, la scelta di questi brani di diario hanno una loro logica, tu li disponi in un certo modo, però la tua mano è molto molto leggera, tu non riempi il testo di note, di rimandi, di citazioni, cioè, tu inviti, proponendo quello che ti ha colpito, inviti chi legge a tirar fuori l'anima di chi ha scritto quelle righe. E io lo trovo un modo molto intelligente di fare, ma soprattutto rispettoso, perché da poco, naturalmente, si ricava poco. Se io
una pagina, un frammento, ho dei flash, posso avere dei flash di quella persona. Inutile che poi io mi sperimenti nel tentare di ricostruire, di fare della filologia che non può essere perché manca la ragione, manca la materia prima. E quindi tu sei, secondo me, Marco, anche per come sei fatto, sei uno sciamano che va lì, uno sciamano topo di biblioteca, di archivio. Lui è sempre che furiga in mezzo a queste, a questi diari, a queste lettere, è una sua. Se uno gli vuole fare un regalo, lo mette lì e gli dice puoi star qua finché vuoi. E lui va, e lui cerca anime, cerca di ridare vita alle anime. Guarda, ti ringrazio anche perché io diffido e rifugo la retorica in tutti i casi, e la formazione, la forma mentis da storico è proprio quella di essere oggettivi al massimo nei testi che si ritrovano. No, volevo, visto che hai parlato delle anime, leggervi due lettere che sono di questi due ragazzi di Rugolo. Sono le ultime due lettere, poi ognuno prende la propria strada e va verso il viaggio, insomma, che si gli si è parato davanti. Una del 28-6 del 1916, siamo quasi, sì, la Strafex Expedition deve ancora avvenire, quindi nel giugno. Caro padre, finalmente posso dirmi contento. Mi è arrivata la tua posta e stasera sono di riposo e posso leggerla e rileggermela. Ricevetti, sebbene con gran ritardo, il tuo telegramma e quello del comune. Non metto in dubbio che non mi abbiate scritto. Quello che è certo è che io non vi ricevevo. Non mettetevi in mente cose che non hanno alcun fondamento. Per ora non c'è nulla di nuovo. In avvenire sarà quel che sarà, ma è inutile che vi amareggiate con cose che per ora sono ancora lontane. In ogni modo non temete che non mancherò di farvi avere costantemente mie notizie. Bacioni a tutti di casa e a te un abbraccio dal tuo affezionatissimo figlio Romano. Ecco, questa era una costante delle lettere, delle cartoline, i bacioni. È pieno di bacioni. Bacioni, abbracci, affezionatissimo figlio, cioè, beh, qui è un po' retorico, per carità, molto vezzeggiativo, però i bacioni, infatti, tra l'altro il libro, quello Cartoline dal fronte, volevamo intitolarlo proprio Bacioni dal fronte, ma mi pareva quasi di esagerare, di alzare i toni. E questa è una lettera reale. L'altro fratello, 30 giugno 1916, siamo a riposo nelle retrovie. Alla mattina alle 3 comincia il bombardamento. Allora ci alziamo e andiamo a vedere. Si vede su tutta la linea una grande striscia di fuoco e si sente un rombo continuo. Appena fa giorno non si vede più nulla perché tutto è coperto dal fumo. In cielo, intanto, passano le squadriglie di aerei che vanno a scaricare le loro bombe sugli austriaci, poveretti. Da dove siamo, continuiamo a sentire scoppi che fanno tremare le case. A mezzogiorno il fumo, il puzzo delle esplosioni arriva fino a noi. Somiglia quasi all'odore del carbone appena fatto dai nostri carbonai sul Cansiglio. La sera al buio si vedono i bagliori delle esplosioni e pare di essere in un campo di grano quando ci sono le lucciole. Proviamo a metterci a dormire, ma è inutile. È tutto un viavai di camion carichi di truppa, munizioni e armi. Alle 4 il bombardamento si fa ancora più forte. Verso le 5 si calma un poco, poi riprende, ancora più forte di prima. Questo è dal diario di Tarcisio Bitto, Tarcisio e Romano Bitto. Poi questa è un po' la frase finale, cioè queste ultime frasi che ci parlano ancora sono quello che resta del carteggio ritrovato dei fratelli Bitto. Da qui in avanti soltanto silenzio. Restano queste parole a rivelare connessioni invisibili, frasi incastonate l'una nell'altra, con tutta l'intensità di una lingua intatta. Frammenti splendenti, posati su una superficie oscura, fiammelle che illuminano una catena di relazioni. Quasi a dire che la guerra usa per i propri scopi gli uomini che le vengono offerti, e gli uomini usati dalla guerra
a volte riescono a mettervi un po' di umanità. Questo è un po' il significato del libro. Mi pare che tocchi ad Arianna leggere un brano tuo, ecco, e poi ci avviamo alla conclusione. Il testo che legge Arianna è quello del botanico, siccome lei è una scienziata ha voluto sceglierlo perché si è ritrovata, che hai fatto una tesi tra l'altro proprio sull'altopiano, no? E l'assessore Coiro si prepari un discorso. Vabbè, ti abbiamo dato il tempo, non sta a dire un po' nai, quindi pensa. Io e Marco siamo legati da un destino, penso, perché allora il primo libro, nel primo libro raccontavo di scarpe anche, e poi ho scoperto appunto, mi ha portato nella sua fabbrica, nella sua azienda, e proprio mi si è aperto un mondo, perché mio nonno faceva le scarpe e poi con i pezzi di scarto le faceva per i figli, perché comunque insomma ovviamente erano poveri e non avevano grandi possibilità. E poi ha inserito proprio in questo libro il racconto di un botanico, e io ho fatto la tesi proprio nella parte orientale dell'altopiano di Asiago, quindi andavo a raccogliere piante, però io mi uccidevo ogni volta, cioè nel senso che dovevo arrampicarmi e non ero tanto preparata, non so, sicuramente questo botanico lo era più di me. Nel giugno del 1994, quando un anticiclone proveniente dall'Africa investì in pieno l'Italia, intrapresi un viaggio a piedi attraverso l'estremità orientale dell'altopiano di Asiago, con l'idea di imparare a conoscere l'ecologia del passato di queste montagne. Di rado mi sono sentito così libero come in quei giorni, durante i quali vagabondai per i boschi e le contrade di Fozza. Alla prima luce del mattino mi inerpicavo lungo sentieri soffici e muschiosi che si snodavano tra fratte di felci, e mi sentivo meglio, sollevato, libero in mezzo a tutta quella profusione di meraviglie. Ad assorbire i miei pensieri, nelle prime giornate, fu l'osservazione analitica dei diversi particolari botanici. Osservavo gli aspetti decorativi degli alberi, il portamento, la forma della chioma, la persistenza o meno del fogliame, il colore delle foglie, eventuali colori e frutti. Ero affascinato dalla bellezza del luogo, soprattutto dalla luce radente che penetrava in basso fra i tronchi e accentuava per trasparenza il trascolorare delle foglie. In un libretto color cartone, ormai piuttosto logoro, registravo con regolarità quello che vedevo e annotavo molto lentamente e con grande precisione ogni mio pensiero. Una mattina mi avviai lungo un sentiero verso il bosco, attraversai una zona che presentava avvallamenti e in alcuni casi vere e proprie cavità, testimonianze della natura carsica del terreno. Camminavo mentre grandi uccelli rapaci disegnavano cerchi sopra la mia testa, sfruttando le correnti ascensionali. Ero nei pressi di una radura circondata da larici, a poche centinaia di metri dal crinale, e la prima cosa che colpì la mia attenzione fu un piccolo ruscello che scaturiva da una parete di roccia di colore rosso vinato. Una cosa strana, perché in superficie le zone carsiche, si sa, non presentano corsi d'acqua. Ricordo che mi avvicinai e lo osservai meglio. C'era una croce profondamente incisa nella pietra e nelle grandi lettere arcaiche. Fu in quel momento che notai, dietro a un abete rosso, un uomo grigio di capelli che mi guardava facendo finta di nulla. Aveva gli occhi celeste chiaro, leggermente arrossati, e si teneva un grosso bastone. Come quelli che si usano per appoggiarsi al cammino. Sembrava in attesa di qualcuno e c'era misteriosa felicità che gli illuminava il volto. A un certo punto gli chiesi della presenza dell'acqua e mi disse che quella davanti a me era una sorgente temporanea e che ce n'erano almeno altre 6 oltre a questa, nascoste nei boschi attorno al comune. Sottolineò in modo particolare la parola nascoste, ma subito non ci feci caso. «Non sa quanto è stato fortunato a trovarla», aggiunse. Mi raccontò allora di sorgenti d'acqua salvifica, di legami ecologici tra acqua di superficie e acqua sotterranea, e quando gli domandai di quelle strane lettere scalpellate nella pietra, mi parlò di un rotolo di pelle ovina che aveva trovato in una cavità del grande
maggio ciondolo, vicino alla pietra da cui sfociava l'acqua. Apparteneva a uno spadaccino del monopolio tabacchi della Serenissima, che nel 1783 era qui, tra la Val Franzela e la Val Vecchia, in un luogo di confine, allora roccaforte del contrabbando. C'è anche la sua orma, vede? Si chiamava Angelico Alacevic. Veniva dalla Dalmazia, dal villaggio di Slovast, dal territorio di Duvno, ed era malato di peste. In questo pezzo di cuoio ha scritto di essere venuto proprio qua, tra queste montagne, in cerca della pietra dell'acqua per guarire. E poi è guarito, tanto che questa pelle scritta è quasi un'attestazione per grazia ricevuta. Quando srotolò la pelle, notai in un angolo della stessa un disegno nero a strisce incrociate e una specie di orma ottenuta con un ferro rovente che vedevo distintamente. San Bartolomeo Apostolo, Gallio. Mi vennero in mente distinti i mulini di grano e gli opifici per la concia delle pelli nella Val della Covola, non tanto distante da dove mi trovavo. Forse era proprio da lì che proveniva questa strana pergamena su cui Angelico aveva scritto della sua guarigione e dell'acqua. Ricettacolo di ogni germe di vita che guarisce le piaghe, purifica e ringiovanisce, introduce all'eternità. Lessi più volte quello che c'era scritto sopra e mi colpì un poco la scrittura color porpora e la forma regolare delle singole lettere, impresse in una struttura così coriacea e così elastica. Nel grembo d'un prato è fonte perenne, luce di infallibile verità, nuovo inizio di bontà, elisir di immortalità, matrice e fondamento del mondo. Lava le macchie dell'anima, cancella ogni colpa, ne bastano 3 stille ogni giorno. Tanto di fontane ce ne sono 7 qui a Fozza, ma tutte sono invisibili. Ecco, io penso che possiamo fermarci qui, siamo stati nei tempi, né troppo poco, che è molto importante. Vieni Michele, dai, su. La gara. Pedale. Sì, va bene, io chiaramente saluto tutti voi. È stata un'iniziativa veloce, effettivamente questa qui di oggi, organizzata in fretta, però devo ringraziare Claudio, credo che sia stato lui l'artefice e chi lo ha aiutato. E devo dire che hai fatto bene a insistere affinché io venissi, perché purtroppo abbiamo altri 3 appuntamenti in paese e quindi ho dovuto un po' sacrificare altre persone perché potessi venire, però hai fatto bene a insistere, ripeto, perché mi sono piaciuti questi racconti di 2 persone che hanno fatto del viaggio, forse potremmo dire quasi una vocazione, per scoprire il viaggio dell'animo umano, nel senso che le storie, quando si intromettono nella vita delle persone, sia per quanto riguarda la Grande Guerra, sia per il mondo di Breganze, effettivamente la Laverda è un'icona del motociclismo che anch'io ho visto anni fa. Negli anni 80 avevo un amico che ne aveva una collezione di 8-7 50 SF ed era come parlare della Gioconda del Louvre quando si trovavano tra appassionati, perché c'era una versione che era la Sport 750 SF, poi c'era la versione Sport che era introvabile, poi c'era un giro di libretti falsi che giravano, tutti ci mettevano la F, Sport, F. C'è stato un mondo anche di quel tipo, perché sono veramente molto pregiate. Comunque io ringrazio entrambi, perché effettivamente il viaggiatore, in realtà, anche se viaggia nel mondo, in realtà è un viaggio che ognuno fa all'interno di se stesso, quindi vi ringrazio perché ci avete allietato volentieri. Il merito dell'iniziativa è di Moreno, non mio. È lui il padrone di casa e che ha l'onere e l'onore della conduzione di questo luogo speciale, faticoso molto, e lui ci mette l'anima, quindi il merito è essenzialmente suo. Poi Arianna non la conoscevo, Marco lo conosco e lo apprezzo, quindi mi ha fatto doppiamente piacere conoscere Arianna, perché mi ha fatto conoscere questa storia che mi ha molto interessato, ma
molto divertito, perché io ci vedo proprio la follia, il cannone sul campanile mi fa impazzire, è una roba da... ma ci vedo le cose di... Un po' come la Madonna col fucile. Sì. E poi il fatto che, perché è proprio emblematico di quello che è stato il Veneto un tempo, e di ste due figure importantissime, l'industriale e il prete, che vanno a parlare sopra il campanile, che è un campanile spropositato. Poteva essere il campanile di San Marco, invece è il campanile di Breganza, la chiesetta piccola è il campanilone. E quindi, e poi il libro di Marco, che i libri di Marco, che poi finiscono sempre per commuovermi, perché sono libri che vanno letti con grande attenzione, cercando di cogliere anche quello che c'è tra le righe di questi frammenti, a volte di questi questi messaggi lasciati nella speranza che il tempo prima o poi li restituisca. Sì.